me questa è una battaglia anarchica, perché viene da ogni cittadino che dice: momento, facciamo un'avventura straordinaria. Allora, anche questa che sembrava così strana, ma come? La candidatura a sindaco. Facciamo questa bella lotta. Ma era come battere la Ferrari con una bicicletta e le ruote scoppie, a livello di numeri. Ma era affascinante e bello il percorso. Perché il cambiamento è vero nella misura in cui è collettivo. Non abbiamo bisogno di eroi e di poche persone. Stiamo costruendo un mosaico, ognuno mette il proprio pezzo. E allora la lotta è, penso a tutti, ma gli ultimi devono recuperare il terreno. Visto che abbiamo fatto una casa per i senza tetto, proprio perché, ecco, lo Stato deve avere come riferimento gli ultimi. Ecco perché l'ho messo lì. Quella casa dove puoi andare a dormire senza presentare carta d'identità, passaporto e neanche il permesso di soggiorno. Tu entri perché sei un essere umano, punto. Il potere è solo servizio. Questa vittoria è una vittoria non territoriale, non è di Messina. Questa vittoria è la vittoria dei valori che uno ha dentro, dell'utopia. Queste cose qua che ho detto ce le hanno milioni di persone che sono stati sempre mortificati dalla politica. Tutto può cambiare? Sì, tutto può cambiare. Anche se c'è un controllo sociale totale nel mondo, le utopie del passato sono la realtà di oggi. E le utopie di oggi saranno la realtà del futuro. Devi lottare come se dovessi ottenere tutto e subito, sì, con quell'energia, consapevole che alcune cose ci vogliono anche generazioni e secoli, dove la pace è il valore dei valori, che non è un concetto di antimilitarismo solamente, è la poesia della vita legata alla concretezza degli atti di ognuno di noi, di quello che fai concretamente su questa terra. Voglio dire, dobbiamo essere, come diceva Gaber, concreti come dei sognatori. Abbiamo l'onore di parlare con Renata Corinti, che viene da Messina, è sindaco di Messina, dove porta una cultura di pace, perché fa un lavoro di interposizione non violenta in terra di mafia. Ti chiedo come è iniziata questa avventura, com'è nata? Questa avventura non inizia ora perché sono sindaco, inizia molti anni fa perché l'impegno già da ragazzo nei confronti così dell'intera società mi ha attirato tantissimo proprio le problematiche più difficili probabilmente, le persone che avevano meno, i Rom, i clochard, quelli che non avevano diritti, i quartieri veramente dove c'è veramente un disagio sociale forte e chiaramente i problemi di mafia nella nostra terra ci sono e non si possono nascondere ovviamente, anzi non li vogliamo nascondere, ma li vogliamo combattere. E Messina è una di queste città dove la mafia, non solo quella messinese ma anche di altre parti, purtroppo hanno influenzato la vita di tutti perché si sono interposti e sono anzi entrati nelle istituzioni. E perciò tutto resta bloccato, tutto non si capisce come con tutte le tasse che si pagano, poi addirittura c'è una città piena di debiti. Ora io sono arrivato proprio dentro questo palazzo comunale e vedere che ci sono 370 milioni di debiti è un problema gravissimo ed è chiaro che dentro ci sono state le mafie. Per esempio, sulla questione dei rifiuti, che tutti sappiamo, le ecomafie, chiamate così, bene, abbiamo scoperto che siamo l'ultima città d'Italia per raccolta differenziata, ma non è perché la gente non sa fare la raccolta differenziata, non l'hanno fatta volutamente perché era un vantaggio non farla e portare in discarica chiaramente un peso enorme, tonnellate a mai finire di rifiuti, Remunerative che sono state remunerative per per alcuni, qualcuno. ma il danno è stato fatto alla collettività. Grazie Marta Palito, la nostra spiritual journalist, che mi fa sempre dire questa cosa, che insomma io non parlo bene l'inglese. Mi vedete qui con due persone, siamo in un luogo molto particolare di Torino, è una cascina a poche centinaia di metri da Corso Vittorio Emanuele.
che si chiama Propolis, un luogo dove ci sono animali, api, un luogo bellissimo. Siamo venuti qui con Maria Gabriella Bardelli e Andrea Leone. Io qui ho un libro che si intitola La guarigione e dei pazienti, che hanno scritto loro due. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Samuele. Ciao, grazie di essere venuti. Dunque, la guarigione è dei pazienti, facciamo così, così si vede la copertina. E abbiamo voluto, siccome questa è una puntata un po' particolare, nel senso che abbiamo iniziato con un'intervista al sindaco di Messina che ha fatto un certo tipo di percorso, e vogliamo continuare, diciamo, in ambito più o meno spirituale, no? Anche se io non mi occupo di questo argomento, però mi interessa comunque l'editoria in quest'ambito, no? Iniziamo con Maria Gabriella e le chiediamo: come mai ha scritto questo libro e di che cosa parla questo libro? L'idea di questo libro nasce in realtà da una proposta che mi è stata fatta da un editore. Credo che se non ci fosse stata questa proposta sarebbe passato ancora tempo prima che mi mettessi a scrivere, anche se è una cosa che mi piace molto fare. E quando mi è stato chiesto di scrivere su quello che io facevo sul mio lavoro, ho detto potrebbe essere un'occasione per trasmettere questa passione e questo grande messaggio che avviene attraverso il lavoro che faccio. Quindi il libro nasce così. E di che cosa parla questo libro? Parla di guarigione, o meglio dire di autoguarigione. Il sottotitolo del libro è Con la mappa di Hammer e l'ascolto di Claudia Renville. Parla di questa sintesi che io faccio tra questi due approcci che riguardano la salute e la cosiddetta malattia. Quindi presenta un nuovo modo di vedere la malattia e un nuovo modo di vedere la guarigione. Ok, adesso chiediamo qual è stato il contributo di Andrea a questo libro. Ok, non essendo io terapeuta, sono entrato, diciamo, nel processo creativo della stesura di questo libro, perché non essendo così tanto nel contenuto del libro, ho avuto il ruolo di mediare, diciamo, questo linguaggio così tecnico, così con concetti a volte un po' complessi e molto diversi da quelli che siamo abituati a maneggiare in ambito di salute, di medicina, e quindi ho fatto tutto lo sforzo di rendere più divulgativo, più accessibile il linguaggio del libro. Ecco, questo è un aspetto che a noi di Prime 10 Pagine interessa molto, perché, come sai, Prime 10 Pagine nasce dall'idea spiegare come chi scrive un libro, non necessariamente un romanzo, deve affrontare l'attacco del libro per in qualche modo non spaventare, ma anzi coinvolgere i lettori, no? Questa problematica voi ve la siete posta nella scrittura di questa, nella stesura di questo libro? Lascerei, vedo che annuisce. Direi che assolutamente sì, nel senso che questo è stato il focus di Andrea, è stato proprio quello di rendere fruibile un contenuto che è un contenuto anche complesso, e il nostro lavorare insieme è stato proprio io mettere il contenuto in prima linea e Andrea renderlo fruibile al pubblico, per cui sin dall'inizio quello che ci siamo detti è come possiamo rendere accessibile a chiunque un contenuto complesso e continuare a invogliarlo ad andare avanti nella lettura. Per cui tutte le volte che spiegavamo un concetto Andrea mi chiedeva un esempio, fammi un esempio, allora io prendevo dalla mia esperienza un esempio per spiegare una teoria, e lui ha portato la teoria nella pratica, che poi in realtà è proprio una pratica, quello è la base da cui nasce questo lavoro, ma è così, proprio portare fruibilità. Ecco, ma allora tu prima parlavi proprio, fammi un esempio, cioè come funziona questa guarigione, ma proprio in termini come se dovessi spiegarlo a un bambino di 5 anni. In poche parole è davvero complesso. Prima di tutto quello che vorrei dire è che, come dicevo dall'inizio, parliamo di autoguarigione, è una via non più di lotta alla malattia,
alla cosiddetta malattia, perché già dovremmo fare un passo indietro e chiederci cos'è la malattia. Comunemente parliamo di malattia, ma stiamo usando una parola che è forte, perché è una parola che in sé ci sta dicendo che quello che ci succede nel corpo è male, malattia. E siamo impregnati di questa cultura e di fronte a qualcosa di male si combatte. Le scoperte del dottor Amber, a cui io mi riferisco, e non solo a lui mi riferisco, ma sicuramente è una base importante a cui faccio riferimento, ci fanno vedere la cosiddetta malattia da un altro punto di vista, come un processo biologico che ha un senso nel corpo. Se qualunque cosa avvenga nel corpo ha un senso dal punto di vista biologico, cioè logico per la vita, non c'è più nessuna guerra da fare. Si fa la pace con quello che sta avvenendo nel corpo e come? Ascoltandolo. E se io lo ascolto posso trovare un modo per stare anche meglio fisicamente, perché non neghiamo che ci sono dei processi nel corpo che sono dolorosi, che possono essere anche pericolosi, ma se io posso andare ad ascoltare da dove vengono, perché sicuramente la visione di base è che se c'è qualcosa nel corpo c'è qualcosa che avviene nella nostra vita. Ecco, allora, io so che tu naturalmente hai scritto questo libro con Andrea perché tu sei una terapeuta e quindi applichi questa tecnica. No, aspetta, però volevo dirti una cosa, siccome adesso io devo fare una pausa, perché ritorniamo sull'intervista che abbiamo fatto al sindaco di Messina a Corinti e poi proseguiamo a parlarne subito dopo. Grazie. Prima cosa, abbiamo guardato nelle carte della società Messina Ambiente e chiaramente molte cose non andavano. Abbiamo avuto, non è il coraggio, è la coscienza e la consapevolezza. Abbiamo preso tutte le carte e le abbiamo portate in procura. E chiaramente sono partite le inchieste. Ovviamente c'è stata subito una reazione, hanno bruciato la macchina del mio collaboratore che ha scavato in quelle carte inquinate. Chiaramente un segnale pesante anche nei miei confronti, ma abbiamo reagito, che abbiamo detto che apertamente che andiamo avanti, perché non, se fai questo sai benissimo che ti puoi trovare anche in queste situazioni. Allora, se lo sai devi andare a scegliere una strada di contrapposizione, oppure è meglio che non parti, perché è peggio. Qui, anzi, nei confronti di loro dobbiamo essere durissimi. È chiaro che c'è il rischio anche vita, questo lo si capisce lucidamente, e molte persone sono state uccise veramente. Ovviamente speriamo che non avvenga né per me né per nessun altro, però la lotta qui è che dobbiamo tagliare questi percorsi per loro virtuosi a livello economico, invece un danno verso di noi che non finisce mai, sulla legalità, sul danno economico e poi anche il fatto che la gente resta rassegnata. Mentre qua vede che c'è una reazione da parte addirittura dell'amministrazione, del sindaco, e allora si sentono incoraggiati a fare la loro parte. Questo è fondamentale, perché tagli non solo quel flusso di soldi, ma è soprattutto quel ritmo culturale che non c'era più, e noi abbiamo riconvertito tutto a dire alla gente: tu ci se sei. Noi diamo l'esempio, ci dovete essere anche voi. Ecco, questo è una delle tante cose che stiamo facendo, e poi siamo severi nei confronti dei cittadini e dei cittadini che si comportano veramente male, che fanno un danno alla collettività, da quello che si mette in doppia fila, però anche ai potentati che fanno cose così pesanti nei confronti di tutti, e noi li stiamo combattendo. Questo è chiaro. Tu stai portando un esempio di questa rivoluzione interiore e stai coinvolgendo i cittadini nella vita politica. Parli di politica come la via spirituale. Ma certo, perché l'atteggiamento di quello che facciamo parte dalla nostra mente e da sentimenti ben precisi. Alcuni chiaramente partono soltanto dal cercare e creare condizioni di affari economici. Quando invece a te ti sta, metti al centro il bene comune, questo è un sentimento spirituale, perché lo fai solo per... non hai un vantaggio personale, anzi. Al contrario. Guarda, devo dire che la gente viene da me spesso e vuole impegnarsi in qualche cosa, oppure chiede dei diritti, ed è giusto che chieda diritti, però sono dei diritti personali, oppure del proprio posto di lavoro. È legittimo ed è giusto. Io l'altro giorno ho riflettuto, ma io in 40 anni di lotta, io non ho richiesto cose per me, ho richiesto
sempre i diritti per un fatto collettivo, addirittura per i posti di lavoro che si perdevano di altri, non i miei, non il mio, perché io insegnavo fortunatamente, c'era negli anni 70 facilità dei posti di lavoro, ci sono stato anche fortunato, però non era a rischio il mio lavoro. Io sono stato accanto alla perdita dei posti di lavoro degli altri, ai problemi sociali di altri, sulle disabilità, e non avevo né amici né parenti disabili, ma perché? Ma perché l'altro sono io. Ecco questo fatto che cambia la vita. Il disagio dell'altro sono io. Vedi, i problemi, diceva Don Milani, i problemi degli altri sono i nostri. Risolverli insieme è la politica. Restare a fare le cose da soli è l'avarizia. E allora la politica, nel senso nobile e spirituale, deve essere solo questa, perché altri sono affari, sono affari personali, e quella non è la politica. Siamo ritornati con Maria Gabriella Bardelli e Andrea Leone, stiamo parlando della guarigione e dei pazienti, che fra l'altro prima non l'ho detto, è un'edizione L'età dell'Acquario, l'editore. Tu prima volevi fare una precisazione. Ci tengo, la precisazione che ci tenevo a fare era che il mio lavoro è quello di consulente di ascolto biologico. L'ascolto biologico è l'approccio che insieme ad Andrea abbiamo fondato, che integra principalmente le 5 leggi biologiche con la metamedicina di Claudia Rambl, non solo, e il mio lavoro è proprio quello di ascoltare i sintomi e le cosiddette malattie delle persone per aiutarle a stare meglio. Bene, allora, in base a quello che mi dicevi tu prima, quindi Andrea, non siamo più con questo metodo, non si fa più la guerra alla malattia sostanzialmente. Sì, oggi grazie prima di tutto al dottor Hammer con la scoperta delle 5 leggi biologiche abbiamo compreso, e lo vediamo nella pratica, diciamo, clinica ogni giorno, come non ci sono degli nemici da combattere, le malattie, ma si tratta di far pace con il nostro corpo e ascoltare quelli che sono i suoi bisogni profondi, ma noi come persona, non soltanto il bisogno dei nostri corpi. E questo ci permette di affrontare i sintomi del nostro corpo in maniera radicalmente diversa. Ecco, però io quando sento parlare di queste tecniche di guarigione, che chiaramente partono da presupposti completamente diversi da quella che è la medicina ufficiale, no? Immagino, mi piace capire poi fino in fondo di che cosa si tratta. Cioè, voglio dire, se io ho un sintomo, un determinato problema, vengo da voi, vengo da te, e che cosa succede? Vengo da te e ti dico: guarda, io ho un male a una spalla da un anno, non riesce a passarmi. Vado da un ortopedico, lui mi farà certe cose che conosciamo tutti, bene o male. Se invece vengo da te, cosa succede? Se tu vieni da me e mi dici un male alla spalla, insieme andiamo ad ascoltare questo male alla spalla. Cosa vuol dire? Il presupposto, come dicevo, è che tu non sei corpo solamente, la tua spalla non è un pezzettino lì e basta. Tu sei una persona fatta di emozioni, di pensieri, di spirito, di vita, di storia, e la tua spalla nel tuo corpo svolge una funzione precisa. E quello che facciamo insieme è cominciare ad ascoltare quando è iniziata e che cosa tu vivevi in quel momento, in base alle domande che io ti faccio. Un lavoro che passa attraverso le domande, e le domande che io ti faccio sono delle domande che utilizzano delle chiavi precise legate proprio a che tipo di organo è interessato, che tessuto è interessato, qual è il tipo di sintomo. Sono delle chiavi precise che ci permettono di ascoltare qual è la causa profonda, una causa emotiva. Noi lo vediamo tutti i giorni che siamo un tutt'uno, nel senso che se arrossiamo è perché abbiamo provato un'emozione, abbiamo provato vergogna, abbiamo provato imbarazzo, e c'è sempre una causa emotiva che genera poi una risposta nel corpo. Il mio lavoro è quello di andare a portare la persona a sentirla, non glielo dico io, la persona sente qual è la causa, e una volta che l'ha portata a livello cosciente, insieme vediamo cosa possiamo fare perché la persona viva in modo diverso un certo ambito della sua vita, per poter sentire in modo diverso e fare in modo che, per esempio, quella spalla si alleggerisca di un peso che porta, si alleggerisca di una tensione, e quindi non abbia più bisogno poi di mandare un messaggio attraverso il suo sintomo.
Quindi, se ho capito bene, la malattia, questo sintomo arriva dalla storia che io ho percorso nella mia vita sostanzialmente, e poi c'è anche un atteggiamento mio mentale, psicologico sostanzialmente. Ma se la spalla, se mi sono fatto male alla spalla perché sono cascato per terra? Posso essere cascato per terra, come posso prendere un veleno e avvelenarmi. Sicuramente siamo fatti anche di quello che ci succede. Possiamo anche vedere che forse nulla succede per caso, però è anche interessante vedere che io posso cadere e magari la caduta non è così importante, così significativa da generare magari una frattura. Se io faccio una caduta semplice e mi fratturo, forse c'era già un programma in corso nel corpo e lì si fa un certo tipo di lavoro. Se è semplicemente un incidente, possiamo vedere insieme, sto dando il giusto riposo al corpo, sto dando il giusto tempo al corpo per riparare questa frattura. E in caso, se la persona è interessata, possiamo andare a vedere anche, chissà perché, per caso, proprio la spalla, proprio quella spalla sinistra. Ma il lavoro di ascolto è sempre quello di andare a vedere perché nella mia storia succedono certe cose. Quindi bisogna fare molta attenzione alla propria storia, sostanzialmente, da quello che capisco, e ascoltarsi. Adesso dobbiamo fare un'altra pausa, dopodiché naturalmente continuiamo la chiacchierata su questo libro. Tu sei anche il primo politico che io sento parlare di ego in modo consapevole, e sai che cosa non deve esserci per un politico? Cos'è l'ego? Ma guarda, la riscoperta di chi siamo, lo scendere dentro la nostra parte per guardare con nuovi occhi chi siamo veramente noi, e ti fa scoprire veramente pian piano che la parte essenziale dell'essere umano è questa parte emotiva, della coscienza, spirituale, e ti fa guardare veramente tutto con occhi diversi. E allora non è neanche difficile lottare più. Per me non è né un sacrificio, né difficile. E la stanchezza quasi non esiste, perché il piacere di poter fare un pezzetto alla volta, di rinnovare la città, ma a partire dalle nostre coscienze, ma è una cosa talmente di altissimo livello che ti fa sentire bene. Allora la qualità della tua vita e la gioia passa da questo metterti insieme, perché senti gli altri, che tu sei dentro gli altri ed è un tutt'uno. C'è una, finalmente non c'è più l'io, ma c'è il noi. Chiaramente è sempre complicato, è sempre difficile, tutto quello che vogliamo, ma dopo tanto tempo diventa naturale, non è più non fai neanche un ragionamento, non fai uno sforzo, è il normale modo di vedere e di pensare, e questo diventa fantastico, quando è naturale, è la cosa più serena che puoi fare, anzi non puoi fare diversamente, ti sentiresti male per avere un vantaggio personale. Non lo puoi permettere a te stesso, perché non dormi la notte, ti giri nel letto, ma non lo puoi neanche pensare addirittura. E allora l'unica cosa che ti viene è invece percorsi proprio di bene comune. Questa, condivisi. Sì. Allora condividiamo con te questa cosa e speriamo che contagi tutto il mondo, perché veramente tu ci fai pensare, allora è possibile. No, ma è chiaro che è possibile. E noi dobbiamo andare verso questi sentieri. Guarda che veramente è una carezza, la carezza all'anima fa sentire proprio anche l'emozione, proprio veramente senti l'emozione di quanto è piacevole, proprio senti nel respirare, e quando c'è il respiro passa dalla coscienza pulita, ti dà una sensazione anche veramente che è mentale, anche fisica, cioè ti senti appagato, ma non perché sei detentore di verità, perché ogni giorno è un giorno nuovo e ti rimetti in discussione, e perché tutti facciamo errori, il primo io, però hai capito che ormai si è data una svolta, perciò tutti gli errori che fai, a parte che ti sentiresti malissimo subito. C'hanno l'auto. Sì, ti senti male, perciò non puoi neanche, ma anche il pensiero deve essere pulito. Ormai dobbiamo arrivare piano piano a purificarci al punto tale veramente da non permetterci. Veramente dobbiamo avere anche i pensieri puliti oltre che le azioni. Questo procura un innalzamento della coscienza e una vita di qualità nettamente migliore, e la gente lo capisce.
È chiaro che non ci possiamo permettere diversamente, abbiamo una grande responsabilità. Sì. Ti ringraziamo veramente tanto. Grazie. Siamo tornati con Maria Gabriella Bardelli e Andrea Leone per parlare del loro libro La guarigione e dei pazienti. Adesso io vorrei veramente parlare proprio di come è stato scritto questo libro, perché intanto è un libro scritto a quattro mani e quindi credo ci siano delle problematiche relative a questa tecnica di scrittura e poi, visto che voi siete anche una coppia, magari questo può avere in qualche modo creato degli imbarazzi nel vostro rapporto, adesso che potrebbe succedere che magari quando si scrivono delle cose ci si creano delle tensioni. Vuoi rispondere tu? Ma sì, è stato, da parte che è stato un'avventura imprevista, perché non era previsto che io mi coinvolgessi poi nella redazione, nella stesura di questo libro inizialmente. E poi abbiamo due personalità molto diverse, abbiamo anche due ruoli diversi, perché lei è terapeuta, lavora ogni giorno a contatto con le persone, io conosco bene l'argomento, ma mi occupo poi nel progetto di ascolto biologico di tutto l'aspetto della comunicazione, degli aspetti editoriali sul sito, eccetera. E nella stesura è venuto fuori l'esigenza mia di voler essere assolutamente comprensibile dalla signora Maria, che non sapeva nessuno, non dando per scontato nessuno dei concetti, o fin dove era possibile. E dall'altra parte l'esigenza di Gabriella di voler essere precisa, di non voler annacquare troppo le cose. Ecco, l'ultima domanda che vorrei farvi, che faccio ad Andrea, è questa. Perché il lettore acquista questo libro? Cioè, voglio dire anche questo, al di là di quelli che possono essere i pazienti che tu incontri, ecco, ma anche una persona che vuole leggere questo libro senza avvicinarsi a questa terapia, ha un senso questo libro? Ma adesso, azzardare che abbia un valore letterario di per sé, direi di no. Ci sono alcuni momenti lirici da una poesia mia che ha a che fare con questo nostro lavoro, che ha voluto inserire all'inizio del libro. Ci sono alcuni altri momenti, diciamo che abbiamo avuto, e in particolare io mi sono dedicato a questo, di esprimere con un certo stile alcuni concetti, per cui è uno stile non formale, parliamo di cose molto importanti, di cose molto complesse, ma con un taglio, diciamo, giornalistico, con la freschezza e la leggerezza di un linguaggio che tutti noi comprendiamo, ecco, anche per togliere la seriosità di certi argomenti, che ovviamente per chi è interessato in quanto ha delle problematiche che sta affrontando nella vita, insomma, può essere un percorso da percorrere, ma non è una scelta di leggere un libro piuttosto che un altro, tanto per. E anche in relazione alla tua domanda, io credo che sia un libro che chiunque può prendere in mano, e quindi anche magari chi si sta avvicinando per la prima volta a una nuova visione della malattia, credo che possa essere un libro che ti prende per mano, ti accompagna in questo percorso in modo semplice, quindi sia dalla persona che sta già intraprendendo un lavoro di ascolto del proprio sintomo, della propria malattia, sia la persona che per la prima volta dice forse c'è un altro modo di vedere la malattia, mi piacerebbe trovare un altro modo per guarire. Posso aggiungere ancora un'ultima cosa? Abbiamo fatto attenzione a cercare di travasare nel libro, che potrebbe diventare un manualetto un po' freddo, travasare la nostra emozione, di trasmettere proprio anche il nostro vissuto. Alcune volte abbiamo portato degli esempi proprio di nostro figlio, lei ha voluto riportare una lettera che le avevo scritto alcuni mesi prima, che aveva a che fare con il nostro lavoro, ma era in realtà un dialogo intimo tra me e lei. E, insomma, in questo sicuramente abbiamo avuto particolare successo editoriale questo libro qua, pur nella sua nicchia, proprio per questa capacità di trasmettere delle emozioni autentiche. Poi uno può condividere o meno l'approccio, ma abbiamo voluto mettere qualcosa di nostro.
Bene, allora noi ringraziamo Maria Gabriella e Andrea, auguriamo grande fortuna, anche se ormai è stato pubblicato da un po' di tempo questo libro, La guarigione è dei pazienti, ecco, mi è caduto, va benissimo, va bene, edizione L'età dell'acquario. Grazie e buonasera a tutti.